Un saluto a tutti ragazzi da Messi91, siamo su Elden Ring, sempre in esplorazione a Farumazula e stiamo per combattere questo drago sputatore di fulmini scarlatti con due fiasche, non so se ce la faremo, sapete? Ci proviamo sicuramente, però non è detto che ne usciremo vincitori, vediamo. Che fa? Boh, oh mio Dio! Ok. Devo saltare qua, ne fa un altro? Ok. Se ricordo bene bisogna saltare lì. Beh, ma se ne stiamo dietro, in teoria siamo a posto. Ah, fa le ondacce maledette. Ok. Quindi è un po' Fortisax questo coso. Ok. No, non era Fortisax, era Lanceax che faceva ste robe. Non mi ricordo più, ce n'era uno che faceva ste robe. Eh sì. No, non ce la farò a batterlo perché mi colpirà l'AOE. A meno che non muoia e quindi siamo salvi, perfetto. Mi dà l'impressione che avesse meno vita questo. Mi sembra che sia durato meno degli altri scontri. Però magari mi sbaglio, non lo so. Però almeno questo mi ha dato una pietra di drago antico. Cioè è meno mob base degli altri. Gli altri ribatti ti danno un po' di rune, nemmeno tantissime, fine. Cioè non ti viene nemmeno voglia di combatterli. Questo almeno ti ha dato qualcosa di rarissimo. E qua ce n'è un'altra, vedi? Questa è la sagra delle pietre da forgio fichérrime. E quella struttura là sotto. Andiamo. Madò, quest'area comunque ragazzi è immensa. Io credevo di sbrigarmela molto più in fretta. Vabbè che sto cercando l'ira di Dio, quindi è normale che ci perda tempo, però porcaccia. Radici, Tutti sti pezzi della loro armatura un po' mi danno fastidio. Oh no. Raccogli, scudo della torre. Ok. Questo mi dispiace, mi mette un po' di terrore, ammetto. E quindi lo facciamo così. E siamo sicuri di farlo in fretta, vedi? Fatto. Abbiamo detto scudo della torre del drago. Scudo a torre raffigurante un drago, simbolo di protezione, piuttosto pesante anche rispetto agli altri scudi, vanta un'eccezionale capacità difensiva. I draghi antichi, che regnavano nell'era primitiva antecedente l'albero madre, si schieravano come una muraglia vivente a difesa del loro signore. Wow. È proprio il talismano del drago, potenzialmente. Fatto scudo, però. Che è sto rumore? Oh. Ah, è un crogiolo. Beh, lasciamolo fare. Ah, magari è questo il crogiolo maledetto che dicevate. Per sicurezza, non si sa mai. Ha fatto? Posso? No. Ah, io lo lascio fare. Tocca a me ora? Ehi. Ciao. Tocca a me. Vieni. No, ho sbagliato. Meno male. Ah, è vero che rotti a due volte. Mannaggia, mi sono scordata tutto il moveset di ste creature. Tutto. Però io non vorrei andare per di qua. Sai, cosetto? Perché non so cosa c'è. Ah, c'è chiuso? Ok, buono. Allora va bene. Credevo facesse una combo infinita. Prego. Ok, ora tu volerai qua dentro perché sei un lurido maledetto, giustamente. Ecco, questo sarà problematico. Ci ho pensato dopo che il muro non mi avrebbe protetto, cacchio. Non come volevo. Sì, deve essere questo, il maledetto che dite voi, vero? Ma perché in un punto del cacchio, più che altro. Ma che cacchio. Sai che ce l'ho anch'io? Toh, piglia un po'. Pff. A
Ah, pensavo fossi volato giù. Mannaggia. Figurati. Come? Ma era invulnerabile. Ma bravissimo. Niente. Sono concentratissima e mannaggia, non ho ancora le distanze di questa weapon art. Ok. Sì, ma ha bruciato tutte le fiasche perché in un punto del cacchio. Deve essere questo il maledetto. Sì, sì, decisamente. C'è talmente tanta roba da fare che, porca miseria, credo che non so nemmeno se in questa settimana arriverò alla boss fight dell'area. Ma è incredibile questa zona. Non me l'aspettavo così estesa. Ammetto che me l'aspettavo più ridotta. Mannaggia, ma ci sono tutti i cosi perché ci ho corso in mezzo. Che miseria. Qu'est-ce que c'è? Minatore funerario. Ce n'è un altro? Mi state dicendo che non avevo il funereo di livello massimo? E credevo di sì. Mi state dicendo che devo comprare altra roba? 8, 9, ne ho 3, sì. Livello 9 non ho. Wow, ok. Però non è che abbiamo trovato tante pietre di livello 9, le abbiamo trovate di livello 7 e 8, volendo guardare. Quindi le mie lamentele rimangono, non vengono tolte. Ti prego, portami in quel pezzo di mappa, ti prego. No, dovevi scendere, non salire. Scendere, non salire. Cacca. Me lo credo. Però c'è una grazia. Allora, aspetta, Allora, piano, piano, tutti pianissimo. Tutti molto delicatamente. Che qui dobbiamo capire dove ci siamo persi un pezzo di mappa. Ecco, vedi, tipo lì non siamo stati. O se sono stata, mi sono persa al coso. Più probabile che mi sia persa al coso. Sì, lì siamo stati. Stupida io che mi sono persa un oggettino. Credo di essere stata lì. Tutte ste radici mortali maledette. Sto coso morto. Siamo già stati qua, c'è roba morta. Dove cacchio? C'è una scala che porta giù. Scendi. Tutta sta roba morta? No, non siamo stati qua perché questa non l'abbiamo raccolto. Livello 8, tra l'altro, di nuovo. Ah, siamo sopra al santuario del drago, dove c'era il crogiolo. Però qui non siamo venuti, vero? Non mi sono persa questa scala, non c'era... Il crogiolo no. Tutta sta roba morta mi confonde un pelo le idee. E mi preoccupa anche, perché se non l'ho uccisa io, qualcuno lo avrà fatto. E prima o poi lo scopriremo, nel modo peggiore, temo, chi è stato... Sono molto zitta e molto allerta, ragazzi. Invasione del dissidente Bernie! Perché mi attacca? Che gli ho fatto? Beh, ha ucciso Rikard. Ecco che gli ho fatto. Però non mi sembrava così ostile nella villa. Porca miseria, è aggressivissimo. Ma non riesco a capire st'arma, porca miseria. È velocissima per essere così grossa. Incantesimi dell'albero madre, Bernie. Ok. Niente, quest'arma non la capisco. Per essere così grossa è di una velocità assurda. Ma letteralmente assurda. No, mi sono fermata, mi sono zittita un attimo perché ha usato degli incantesimi dell'albero madre. Com'è che Bernal, dissidente di Villa Vulcano e aperto nemico dell'albero madre, arriva qui e mi tira un'incantazione palesemente dell'albero madre? Cioè, fa un po' strano questa cosa, no? Cosa, che collegamento ha lui con l'albero madre? Che ne avesse uno non lo sapevamo. Sapevamo che era dissidente di Villa Vulcano, lui era contro l'albero madre. Però quello lì era palesemente un incantesimo aureo. Quindi... Dai, round 2, stavolta... Non mi invadi più? Non mi invade più? Ah, eccolo. Marcescenza? Scarlattina.
Sicura? No. Non so che faccia quella cosa, sapete? E quest'arma è maledetta, guarda com'è veloce. Mannaggia. Wow! Cioè, devi schivare prima che attacchi? È velocissima! Guarda che roba! Guarda quanti HP ha! Guarda che roba! Ormai ti ho capito, sai? Più o meno ti ho capito! Devo schivare prima che tu attacchi! Mannaggia! Che arma maledetta! E quest'arma non è tipo rottissima per il PvP? Cioè, sembra la cosa più veloce della vita! Artiglio blasfemo, scettro del divoratore, elmo del campione bestiale. Ok. Allora. Scettro che raffigura un serpente intento a divorare il mondo. Un giorno quest'arma diventerà simbolo del signore della blasfemia. Uno degli armamenti leggendari. Rappresenta una visione avvenuta da Rykard nei suoi ultimi istanti. Poco prima di essere divorato dal grande serpente. Wow. Sono anche le manine, guardate. Che gli spingono il mondo contro questo serpente, che è semplicemente un serpente in realtà, non è una creatura cioè, per essere così malforme Rykard, questo serpente sembra essere proprio un serpente normalissimo. Mi aspettavo fosse qualcosa di più terribile in realtà. Elmo d'argento con incise minute figure di animali, indossato da Bernal, il dissidente. Gli animali, con occhi e orecchie coperti, rappresentano un giuramento: non vedere, non sentire, non dubitare. Segui sempre la via stabilita. Come le tre scimmiette. Ok. Corazza d'argento con incise minute figure di animali, indossata da Bernal, il dissidente. Gli animali sono attratti dai campioni, oltre che dai lord. Questa protezione si addice a un campione degno di assurgere a lord, qual era Bernal. Fin quando la sua vergine non si gettò tra le fiamme. Allora, aspetta. Quindi Bernal è stato ad un passo dal diventare lord. Lui ha portato la sua vergine. Ma no, non può perché il gigante della fiamma era vivo. Lui non può aver portato la sua vergine alla forgia, perché c'era il gigante, non ha battuto il gigante lui, l'ho fatto io. Se avesse portato lui la vergine, non ci sarebbe stato più il gigante perché avrebbe dovuto liberarsi la strada, quindi io l'avrei trovata libera, teoricamente. No, ora vi spiego perché vado in iperventilazione, perché la parte bassa della capitale è piena di cenere. Cenere e adipocera. Mi sono sempre chiesta perché fosse così, fino a che non abbiamo iniziato ad intraprendere questo viaggio. E qualche sospetto è sorto nel mentre. C'è l'incantesimo dell'immolazione che dice che bruciare l'albero madre è un peccato cardinale. Tu non ti alzi la mattina e dici questa azione è un peccato cardinale, tu lo fai dopo che qualcuno l'ha compiuta un'azione. Dici è cattiva, è brutta, è un peccato cardinale, non lo fai prima. Quindi adesso i puntini si collegano. Bernal potrebbe essere il primo che ha provato ad aprirsi la strada verso Marika per diventare Lord Ancestrale, ma non c'è riuscito. Forse perché ha bruciato la sua vergine che non era abbastanza forte. Noi bruciamo Melina. Shabriri ci dice che noi potremmo salvare Melina, ma per farlo dobbiamo accettare il dio della Frenzy Flame, un dio dentro di noi, perché sennò non saremmo abbastanza come combustibile. Cosa vuol dire? Che Melina è in parte divinità. Melina potrebbe essere una figlia di Marika. Lei ci dice che sua madre le ha dato un compito sin dalla nascita. Persino Enya ci dice: vuoi provare a bruciare i rovi? Va bene, ma ti servirà qualcosa di specifico, non va bene tutto. Quindi loro sanno che non va bene tutto. Probabilmente perché hanno già provato con lui. Lui è arrivato qui, si è trovato la strada chiusa, gli avranno detto brucia la vergine. Lui l'avrà fatto, a differenza di Vaik, e non ha funzionato. L'albero madre ha preso fuoco, ma non è stato sufficiente per bruciare i rovi. Quindi lui si è ritrovato senza la strada aperta e senza la vergine, a cui magari era anche affezionato, e ha dichiarato guerra all'albero madre, alleandosi con Rykard. Quello che non mi è esattamente chiaro è perché invade me, però forse potrebbe vedermi semplicemente come l'ennesima pretendente al trono che porta avanti la bandiera dell'albero madre, quindi di conseguenza sono una nemica per questo. Lui non sa cosa io effettivamente vorrò fare una volta diventata Elden Lord. Per lui voglio semplicemente portare avanti la crociata, tra virgolette, dell'albero madre, e quindi sono una nemica. Wow, spero di averci preso a grandi linee, perché Bernald, che era colui che ci vendeva le weapon arts per intenderci, sta diventando più centrale di quello che pensavo. Molto più centrale. Talismano del vecchio signore.
Leggendario talismano raffigurante un re dell'antichità, il cui trono sorge nel cuore della tempesta, al di là del tempo. Quindi il vecchio signore è Lord dei Draghi, che è nel cuore della tempesta. Quindi devo andarlo a cercare nel vorticone di morte che c'è al centro di Faerûm Azula? Cioè ormai è palese che lo troveremo sto Lord draconico, ce ne hanno parlato ovunque, adesso addirittura mi danno un punto dove andarlo a trovare. Devo solo capire come entrare all'interno di quel vortice, ma è lì, per forza. Estende la durata degli effetti delle stregonerie e incantesimi. Si narra che il progressivo declino dell'antica città reale di Faerûm Azula prosegua da tempo immemorabile. È per forza, è un declino in stasi nel tempo. È un declino che non avanzerà mai perché è fermo nel tempo. Quindi dovremmo andare lì dentro, vero? Quello è il cuore di Faerûm Azula. Il vortice al centro, per forza. Dobbiamo trovare il modo di entrare lì dentro, gente. Non ho ancora idea di come fare, ma quello è il nostro obiettivo. Prima della nebbia gialla. Vabbè, provo a salire un po' per questo ponte, ma non avrei intenzione di entrare nel nebbione giallo che c'è là in fondo. Prima vorrei trovare il modo di scendere in quella parte di mappa, come ho già detto, che mi sono... ma da qua non si scende da nessuna parte proprio. No, 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 qua non c'è assolutamente niente. Allora, sì, facciamo signorotto lì che è partito. Cacchio, non ho più... Mannaggia, vabbè, ci provo lo stesso, ragazzi, ci provo lo stesso, chi se ne frega. Sì, ne ho già affrontato un altro, ma chi se lo ricorda? Era davanti a Lindel. Non è quando tira giù lo scudo, io quando cacchio salto per schivare sta roba. No! Non mi ricordo assolutamente come combatte, perché ne ho affrontato uno solo. Provo a correre. Non funziona, non mi ricordo più come si schiva quella roba lì, mannaggia. Perfetto. Perfetto. E due! Ma non è possibile, che area di interesse incredibilmente infinita ha questo aggeggio. Cos'era quella palombella lì? E niente ragazzi, siamo morti per la terza volta. Gioco non ci provare, sai. Gioco non ci pensare nemmeno a laggare così. Perché ho una boss fight da fare e poi probabilmente ne ho un'altra, quindi non puoi fare così. No! Ecco qua, poi questo... Poi Ezekis, quello. Rischieremo di perdere le rune, sì, lo faremo, perché prima tiriamo la marcescenza scarlatta. Vai. Ok. Bevo. Ora vorrei le rune, però. Ok. Buono così. Hai finito di spammare schifo, maledetto tu. Anch'io! Ho fatto l'errore più grosso della vita? Sì, abbastanza. Ah, ah, hai visto? Ho imparato a schivarlo. Quel maledetto coso. No, mannaggia, ma che palle. Non mi dà apertura per fare un tubazzo sto maledetto qui. Devo. Ah, ah, ah. Visto? Ho solo dovuto prenderne 20 o 30 sulla testa per capire come cavolo si faceva. Adesso aspettiamo che si levi sto fulmine perché mi ha rotto proprio le palle, to. Può andare via, per favore, fulmine? Dai, togli sto buff. Ma guardate, guarda. Sto buff maledetto, lo vogliamo far finire? Niente. Ci ho sperato tantissimo, ragazzi, voi non avete idea. Via, via da qui! Via da qui! Ok. Vai! Yes! E non mi dà niente! Ah, ok. Tanta rovina bella. Adesso la leggiamo tutta. E non entriamo qua dentro, perché ci manca un Lord Draconide, perché ci deve essere. E c'è un'area che non abbiamo raggiunto. Quindi adesso torniamo indietro, leggiamo e poi cerchiamo prima di entrare lì. Prima però di muoverci da qua, leggiamo l'armatura che abbiamo trovato. Ah giusto, c'era anche quella cosa del dissidente di Benalt, che non so dove cavolo me l'ha messa, non so cosa fosse. Forse un oggetto chiave? Andiamo un po'. Ma chi va portato? Magari a Tannit? Ah no, ma avete detto che Tannit è finita.
È un consumabile. È un consumabile, eccolo qua. Artiglio blasfemo. Devi al potere della lama. Beh, effettivamente manca solo lui all'appello. Non è rimasta più tanta roba. Grazie Bernal per l'info. Gentilissimo. Quindi nell'arena circolare di morte troveremo lui? Probabile. Lastra di roccia che reca incise le tracce della runa della morte. Può deflettere il potere della lama nera, che, se non mi ricordo male, è Malekith che è definito la lama nera, vero? La notte del bieco complotto, Rani affidò queste tracce al pretore Rykard. No, Rani, perché? Se l'imminente trasgressione fosse mai trapelata, Rykard avrebbe tentato il tutto per tutto e sfidato Malekith, la lama nera, ricordavo correttamente. Latra belva della morte fatica. Latra? Non ho assolutamente idea di che cosa voglia dire attra, a meno che non abbiano sbagliato e abbiano dimenticato una L e sia l'altra. Vado a cercare cosa vuol dire attra. Scuro, nero, la barba unta e attra, cupo, tetro, tenebroso. Va bene, potrebbe avere senso, essendo che è Malekith la lama nera, che sia scuro, tetro e tenebroso. Quindi Malekith è una belva. Come Garak. Ora, o hanno sbagliato a battere, volevano dire l'altra belva e quindi ce ne sono due, ma visto il significato di questa parola che non conoscevo, potrebbe tranquillamente trattarsi della stessa belva. Interessante tutto questo, molto interessante. Però quello che mi sconvolge più di tutto all'interno di questa descrizione è Rani che si allea con Rykard. No, non lo doveva fare. Per qualsiasi motivazione al mondo non doveva allearsi col maledetto Rykard. Stai perdendo punti a vista d'occhio, cara della mia streghetta blu. Mi piacevi tanto all'inizio, ma stiamo iniziando a perdere molti punti qui. Elmo d'oro mal ridotto, adornato da effigi di drago, era indossato dalle deformi sentinelle dell'albero. Quando l'antico drago Gransax attaccò, le sentinelle furono investite da un'epifania. L'unico vero modo per proteggere l'albero madre era prendere esse stesse forma di drago. Peseremo tonnellate e tonnellate. Il video di oggi termina qui e bombe di lore sembrano essere state lanciate verso la nostra direzione. Ora non so se ci avrò preso o meno, non so se avrò collegato correttamente i puntini o meno. Quello che so è che Farum Azula sembra essere praticamente completa. Ci mancano solamente due boss fight, ovvero Lord Draconide che viene tanto nominato e tanto vaneggiato all'interno di quest'area, e Malekith sembra. Stupida io che non ci ho pensato. Effettivamente non manca più tanta gente di quella nominata all'interno del gioco, e lui è una delle ultime persone, tra virgolette, o meglio quella che credevo essere una persona, che manca all'appello. Ora sappiamo che è una belva, che è legata alla morte fatidica e che forse è là, dietro quella nebbia. Comunque, lo scopriremo nei prossimi episodi, per oggi ci fermiamo qui. Io come sempre vi ricordo di lasciare un commento, un like e di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Vi auguro una buona giornata, un saluto a tutti. Me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty.